bentrovati a questo nuovo video. Allora, oggi cominciamo Amnesia di Dark Descent, non mi ricordavo neanche più il nome. È un gioco di memoria. Segui la traccia liquida e trovane la sorgente. Voi i sottotitoli non li potete vedere, qualcosa non li potete vedere, però ve le leggo io quelle cose che voi non potete vedere. Mi leggo tutto io, siete tranquilli. Ragazzi, sono Xavi, mica che sono un imbranato. A parte, un pochino lo sono, però... Allora, vediamo un po' qui che c'è. Ok. Questo gioco merita veramente tanto. Ha una sedia. Non è che fede tanto bene. Ma non me lo prendeva. Ok, vabbè, andiamo noi. È la luminosità che non va tanto bene. Oh, no. È sinistra. Dio buono, questo pezzo non me lo ricordavo. Vediamo un po' l'armadio, apriamolo. Che scratcher. Raccolto scatola contenente l'esche lacciarino. Oh, io dove so? Ecco. Vedi, l'armadi non si vedono tanto bene, però sono questi là. Vabbè, se gli armadi non le vedete, tanto gli armadi non sono una cosa così tanto. Forse finché non c'ho la lanterna, una sedia. Finché non c'ho la lanterna mi sa che non potete vedere tanto bene. Però tanto è troppo poco la lanterna, quindi lo ricordo. E le scale infinite. Non è che si vede tanto bene. No. Daniel, pronto? Ok. No, ma allora. Ok, ma Dio buono, si bugga? Guarda. Aspettate, eh. Ecco la lanterna e una nota. Ma Dio buono! Ma perché? Lanterna. Ah, 19 agosto 1839. Vorrei chiederti quanto ricordi. Non so se resterà qualcosa dopo aver preso questa bevanda. Non temere, Daniel. Posso dirti il perché, ma sappi questo. Ho scelto di dimenticare. Cerca di trovare il conforto e la forza in questa cosa. C'è uno scopo. Tu sei il mio ultimo tentativo per rimettere le cose a posto. Se Dio vuole, il nuovo Alexander di Brennerburg invoca ancora un'ira amara in te. Se non è così, sembrerà orribile. Vai nel rifugio sacro, trova Alexander e uccidilo. Il suo corpo è vecchio e debole, mentre il tuo è giovane e forte. Non potrà paragonarsi a te.
a Foio. Un'ultima cosa, un ombra ti sta seguendo, è un incubo vivente che distrugge la realtà. Ho tentato di tutto e non c'è modo di contrastarlo. Scappa finché puoi. Questa cosa è inquietante, vero ragazzi? Salvaci tutti e due, Daniel. Scendi nell'oscurità in cui Alexander aspetta a ucciderlo. Il tuo io precedente, Daniel. Il tuo io precedente. Non posso, ora si vede. È un pochino meglio, si vede. Ho fatto paura. Cazzo, cazzarola. Armadio. Dell'olio. Farò anche penombra quando avrò finito questo affare. Scusate. Qui che c'è? Qui ci sono delle colonne. Qui c'è una porta aperta. Entriamoci chiaramente. Andiamo. Delle colonne per terra. Che bella cosa. Ma qui mi ricordo che non c'era nulla. Si va nella raffineria. Allora, in bocca durava una fragranza di rosa, delizie turche, pensò proprio come quella al consolato di Costantinopoli. Che devo dire? Io non so quello che dire. Aspettate. Sta cammino, eh. Per favore. Siede. Per quale motivo? Per l'oscurità? Tutto qui? Resta vicino, attenzione a non perderti. Per quale motivo? Perché è così buio? Daniel, attenzione Daniel, l'importante è che continui ad andare dritto e che non ti perda. Ok. Qui c'era il mostro. Non lo potete avere visto, ma era qui. Passava di qui, sono arrivato qui. Poi... ok, quindi, bella ragazzi, lasciate un commento, un bel mi piace e iscrivetevi alla prossima. Ciao!